Sono gli ultimi giorni di lavoro al Pallapanini per Modena Volley. Il gruppo di Andrea Giani continuerà a lavorare fino al termine di questa settimana, poi un mese di stop per le vacanze e di nuovo il via alla preparazione dal 20 luglio, quando poi si comincerà a fare sul serio in vista della prossima stagione. Intanto nel gruppo gialloblu sono già al lavoro i nuovi acquisti in vista della prossima stagione e tra i tanti spicca Genia Grebennikov, una delle star internazionali per quanto riguarda il ruolo di libero. L'ho intervistato per noi al ristorante 36 di Maranello, Filippo Marelli. Sentiamo. Penso che siamo solo all'inizio, stiamo riscaldando la macchina, quindi non siamo pronti ancora, sicuro. Però ci impariamo, ci alleniamo, impariamo anche a conoscerci. Quindi no, sono contento di essere qua e lavoriamo bene, quindi speriamo di continuare così. La prima impressione che ho avuto è arrivare nel palazzetto un po' vuoto così, però una buona sensazione, che ero molto contento e felice di aver fatto questa scelta, che non vedo l'ora di andare a fare la prima partita tutti insieme, anche con i tifosi. Sono molto contento e spero che sarà un bel momento tutti insieme, che ci troviamo tra poco anche con tutti i tifosi e il pubblico. Andrea Giani, uno che non si nasconde, ha dato molto carica, no, all'ambiente dopo anche qualche partenza eccellente nella squadra di Modena. Voi la sentite, no, questa carica, una squadra come quella di Modena che non parte come la più forte, ma che non parte battuta da nessuno? Ma io non guardo la carica di altri, io sono carichissimo, voglio dare tutto per questa squadra, sono quasi pronto, quindi non ho bisogno che uno mi carica, sono già carico dentro. Senti, gli allenamenti come stanno andando? Come va in palestra? Si lavora tanto? Si lavora normale, come ti ho detto prima siamo al riscaldamento, ognuno di noi ha le sue cose a fare, tecnicamente ma anche fisicamente è molto importante di stare bene, perché già da tanto tempo che eravamo comunque fuori campo, quindi è importante lavorare bene fisicamente prima, però tecnicamente penso che adesso ognuno di noi dà il suo massimo e dopo vediamo come sarà, però abbiamo tanto tempo ancora. L'allenatore Giani ti ha chiesto qualcosa di particolare? Essere al 100% a ogni allenamento è quello che provo di fare ogni volta. Queste le parole di Grebennikov, ma in uno scambio di liberi ha percorso l'autobrennero in direzione contraria Salvatore Rossini, che proprio oggi è stato annunciato come nuovo libero di Trento. Le sue prime parole da nuovo libero della squadra di Angelo Lorenzetti in questa intervista. Sentiamo. Ufficiale, Salvatore Rossini è il nuovo libero di Trentino Volley, ti abbiamo visto spesso come avversario da queste parti, adesso vesti la maglia di Trentino Volley, che effetto ti fa? È un effetto strano ma molto bello, perché comunque è vero, abbiamo giocato tante finali contro, adesso siamo dalla stessa parte della rete, quindi speriamo innanzitutto di ritrovarci in finale e di alzare tanti trofei come quelli che sono qui dietro. Ritrovi Angelo Lorenzetti, che è stato un allenatore con cui hai vinto alcuni dei trofei più importanti almeno a livello club della tua carriera. Sì, Angelo, un bellissimo ricordo, sono molto felice di ritrovarlo, rivederlo è stato già un'emozione forte, un forte stimolo per me e non vedo l'ora di iniziare di nuovo a lavorare con lui, sono qui oggi a disposizione proprio per quello. Domanda banale ma inevitabile, i tuoi obiettivi arrivando a Trento, sia personali che di squadra? Più che personali direi è importante di squadra, e Trento in questi ultimi anni è stata sempre protagonista e bisognerà continuare ad esserlo. Cercheremo, penso, di fare un passo avanti rispetto alle ultime stagioni, quindi di giocarci le finali, quello che dicevo prima, e quello penso sia la cosa più importante, essere lì l'ultimo giorno della competizione a poter dire la nostra.